Cantore di Bitti e noi siamo i Tenori di Bitti, gruppo Mia Linupira, uno dei gruppi di canto tenore del paese di Bitti, che appunto è conosciuto in tutto il mondo proprio per questa arte millenaria del canto tenore. Si tratta di un canto veramente molto antico, antichissimo, addirittura secondo alcuni un canto millenario, un canto che si è trasmesso oralmente di generazione in generazione e che ancora oggi, in quest'epoca, come dire, frenetica, contemporanea, dettata da internet, ancora oggi continua a trasmettersi attraverso il canale dell'oralità. E veramente questo è un piccolo miracolo che fa sì che questo canto, appunto così arcaico, ma allo stesso tempo così attuale, così contemporaneo, venga ancora oggi praticato da dei giovani. Questi quattro ragazzi, tre ragazzi che sono qua, per esempio, davanti a me, sono dei giovani cantori che hanno appreso appunto oralmente questa tradizione e che si confrontano ancora oggi con i più anziani, insomma, i meno anziani, per imparare quest'arte millenaria. Il canto tenore oggi appunto è conosciuto in tutto il mondo grazie ai circuiti della World Music, grazie anche a internet, grazie anche ai comunicazioni di massa che lo hanno proiettato veramente in tutto il mondo. In realtà si tratta di un'espressione molto radicata al nostro territorio locale, veramente, e che ha ancora oggi un suo perché all'interno di una piccola comunità come può essere quella di Bitti. Appunto oggi è proiettato in tutto il mondo, tant'è che è stato riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Quindi è bello pensare questa cosa, che è un canto che nasce in un contesto molto chiuso, circoscritto, di una piccola comunità paesana, sia diventato addirittura il patrimonio dell'umanità, quindi di tutto il mondo. Quindi l'UNESCO in qualche modo ha sancito che questo canto debba essere conservato, tramandato, e che bisogna, come dire, conservare le condizioni che ne consentano ancora la trasmissione. Noi vi abbiamo fatto sentire alcuni piccoli saggi, ecco, del nostro repertorio. Si tratta essenzialmente di canti d'amore. L'amore è una delle tematiche più diffuse nei testi di canto a tenore. I poeti che vi abbiamo fatto sentire poco fa sono tutti poeti del nostro paese, quindi Bitti ha custodisce veramente una tradizione anche di poesia, questa poesia che in passato naturalmente era una poesia improvvisata, non era poesia orale. Poi dai primi del Novecento, diciamo, con la diffusione dell'alfabetizzazione, i poeti hanno iniziato anche a scrivere proprio delle poesie, a metterle nero su bianco, e quindi oggi è possibile anche imparare a leggere queste poesie. Per esempio Amico Cimino è uno dei poeti sicuramente più maggiormente affrontati dai cantori di canto tenore, perché le sue poesie trattano d'amore. E l'amore è un amore dove la figura femminile viene idealizzata, la donna viene sublimata, la donna viene rappresentata come quasi una figura divina che è sulla terra, con tante qualità, non solo la bellezza, ma anche tutte le virtù possibili e immaginabili. Quindi si raccontano anche chiaramente queste storie un po' del passato, ma il canto tenore allo stesso tempo racconta anche l'attualità, perché è possibile anche attraverso dei testi e le poesie raccontare le storie attuali. Se io voglio raccontare, non so, una storia, una tematica attuale come quella del problema degli incendi oppure della siccità o della disoccupazione, lo posso fare attraverso il canto tenore. Quindi il canto tenore in questo senso è un tramite, è uno strumento di comunicazione, uno strumento che serve anche per trasmettere un messaggio, per sensibilizzare la gente. È molto bello questo aspetto. Insomma, per tutti questi motivi l'UNESCO ha fatto in modo che il canto tenore appunto diventasse il patrimonio dell'umanità, perché veramente è un gioiello che al suo interno custodisce tante qualità, tanti valori. E poi c'è l'aspetto del ballo, avete sentito, no? C'è stato un certo momento, abbiamo fatto un canto ritmico, cadenzato. Quello è un ballo, perché il ballo, in qualche modo, la danza si completa con la voce, col canto. Quindi nei paesi dell'interno soprattutto, ma un po' in tutta la Sardegna, diciamo, abbiamo i nostri balli, le nostre danze.
quindi abiti, per esempio un giorno di festa, il tenore è molto probabile che accompagni anche l'esibizione dei ballerini, che non sono per forza ballerini professionisti, ma è la gente comune, i bitesi stessi che conoscono i passi di danza e che realizzano le coreografie che sono state tramandate anche queste oralmente. Vi possiamo far ascoltare adesso un altro ballo, perché chiaramente il ballo è di impatto, nel senso che anche se non si capisce il testo, perché la lingua dei nostri canti è il sardo, ok? E quando si canta, chiaramente molto spesso non è facile comprendere quello che si canta, questo è normale, soprattutto se c'è un ritmo, se c'è una cadenza, e il solista chiaramente, come dire, sacrifica la poesia più che altro per il ritmo, perché non è importante tanto quello che si canta, ma è come lo si canta, perché chi ascolta il ballo deve intuire la cadenza ritmica, il tempo, e realizzare su quel beat, diremmo oggi, i passi del proprio paese. Vi possiamo ascoltare su Balluseio. Sconnotta delizia in susino, frutto celeste mai assaporato, frutto celeste mai assaporato, dera ruana. Perché Nuoro molte cose, per chi è di Nuoro molte cose le sa già, probabilmente, perché a Nuoro c'è una tradizione di canto a tenore, ad Arzachena non c'è una tradizione di canto a tenore, perché il canto a tenore è circoscritto a un'area ben precisa della Sardegna, diciamo la parte certa della Barbagia, una parte anche della Baronia, poi si va verso il Montiferru dove c'è una tradizione, insomma, il canto a Concordu. È abbastanza circoscritta la tradizione del canto a tenore, è veramente una cosa unica al mondo, perché cantare con la voce gutturale, il basso e la conta, che sono le voci gutturali del canto a tenore, quelle che danno proprio il timbro
ancestrale, arcaico, sono presenti solo in questa area della Sardegna. Poi bisogna andare in Mongolia, pensate, nel nord del Canada ci sono le tribù degli eschimesi che hanno un canto molto simile, gutturale, simile al canto tenore, che viene fatto, pensate, solo dalle donne. Quindi quando si dice che perché in Sardegna le donne non cantano è per una questione solo culturale, perché a livello, come dire, dell'apparato fonatorio non ci sono grosse differenze. Essendo una voce gutturale non è una voce di petto, non è una voce che viene fatta di petto, cioè cantare di petto, il cantante lirico canta di petto, il basso lirico canta di petto, invece il basso gutturale avviene una diplofonia si chiama, cioè una doppia vibrazione delle corde vocali a livello della laringe che fa in modo che si generino addirittura due e tre voci contemporaneamente. Quindi il basso è come se fossero tre voci che contemporaneamente si sovrappongono. C'è una voce bassa, una voce un po' più alta e un'altra ancora. Quindi questo crea questo effetto di voce spessa, di voce grossa. Ed è un mistero, chiaramente non si sa per quale motivo questo modo di cantare ci sia in Sardegna, e poi bisogna andare in posti geograficamente e culturalmente molto lontani, come la Mongolia. E questo porta molto indietro chiaramente la datazione del canto tenore. E il canto di ballo che vi abbiamo fatto sentire adesso, per la particolarità che c'è solo una voce che canta un testo poetico, che noi chiamiamo Zaoke. Zaoke cosa? Zaoke è la voce per eccellenza, no? Il solista che canta una poesia, e poi le altre tre voci, su basso, Zaconce, Zemesuo, che accompagnano con queste sillabe bim, bam, bom, che fanno in modo che diventi quasi uno strumento musicale, no? Che accompagna il solista con queste sillabe che sono un nonsense, e questa è la particolarità, una delle particolarità. Adesso non so se vogliamo fare un altro canto, non canto, sennò che non canto, o se ci portiamo con i microfoni. Dai un altro, sì. Canno su coro, balla su dillo, canno su coro, balla su dillo, villuru villuru, cursa s'amore, villuru. Dim-dam, bim-dam, dim-dam, da-da-da, bim-dam. E canno su coro, bim-dam, 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 Sì,
Non mi